Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo del Batman che ride, un volume cartonato pubblicato da Revue Edizioni. All'interno troviamo l'intera miniserie The Batman Who Laughs di 7 episodi, più lo speciale Grim Knight collegato alla saga. La miniserie è scritta da Scott Snyder e disegnata da Jock, mentre lo speciale vede ai testi, oltre allo stesso Snyder, James Tynion IV e ai disegni Edoardo Risso. Il volume può essere considerato un vero e proprio spin-off della saga Dark Knight Metal, sempre scritta da Snyder, ma che in effetti non ho ancora letto. Effettivamente avrei potuto leggermela prima di affrontare questo volume, ma visto che c'ero, ho preferito evitare, giusto per capire quanto fosse leggibile a sé stante. E diciamolo subito, lo è decisamente, ovviamente con le dovute premesse. Senza spoiler e giusto per capire cosa è successo nella saga, in questa si scopre l'esistenza di un multiverso oscuro da cui arrivano vari Batman dotati però di caratteristiche degli altri membri della Justice League. Quindi ce n'è uno che respira sott'acqua, uno veloce come Flash, uno cyber, eccetera. In più c'è uno spaventoso Batman Joker, che è appunto il Batman che ride del titolo. In più c'è la questione del metallo oscuro, che non mi è chiarissima, ma alla fine l'unica cosa che ci importa sapere è che grazie a questo materiale si possono aprire dei portali su altri universi. Questo è tutto quello che ci serve sapere per affrontare questo volume. Il resto viene raccontato all'interno della storia. Ma parliamo giusto un po' della trama per darvi un'idea, senza fare particolari spoiler. Tutto prende il via con la morte di Bruce Wayne, o meglio di un Bruce Wayne, proveniente da un altro universo e finito in qualche modo nella Gotham City del nostro Batman. Questo sarà però solo il primo di una serie di omicidi impossibili, centrali nei piani del Batman che ride, per eliminare il Batman primario e portare il caos in città. Tra i personaggi principali della miniserie, oltre a quelli più ovvi, Alfred, il commissario Gordon e il Joker, troviamo anche una nuova versione di Batman creata appositamente per questa storia, il Cavaliere Tetro o Grim Knight in originale, di cui non vi dico però nulla perché la storia viene completamente raccontata all'interno del volume. C'è poi anche un personaggio un po' meno conosciuto dal grande pubblico, James Gordon Jr., figlio del commissario e creato negli anni 80 da Frank Miller sul suo Batman anno 1. Il personaggio fu poi recuperato molti anni dopo da Scott Snyder stesso durante la sua run su Detective Comics nel 2011, dove si rivelò essere un pericoloso psicopatico e un manipolatore dalla mente geniale. La nostra miniserie è una storia di Batman molto dura, uno di quei rari casi in cui Batman si trova davvero in difficoltà, perché tutti i suoi piani elaborati, i suoi schemi e le sue contromisure si rivelano inutili se non controproducenti contro un nemico in grado di prevederli tutti e rivolgerglieli contro. Il crociato incappucciato sarà trascinato in una corsa contro il tempo, una gara che sa di non poter vincere, dove rischierà di perdere tutto ciò che gli è caro e persino se stesso. Un fumetto davvero ben scritto e ben disegnato. I disegni di Jock, per quanto sinceramente non siano totalmente nelle mie corde, sono molto adatti a descrivere una trama così hard-boiled. In realtà, però, ho preferito quelli di Edoardo Risso nello speciale dedicato al Cavaliere Tetro, forse uno dei suoi lavori più interessanti che abbia visto finora. Tra l'altro, va detto che lo speciale è completamente integrato all'interno della storia ed è imprescindibile per comprendere appieno la trama. Molto positivo che sia presente all'interno di questo volume e non sparso da qualche altra parte. In ogni caso, una gran bella saga, con personaggi davvero tridimensionali e molto interessanti. Una storia che un fan di Batman non dovrebbe assolutamente lasciarsi scappare. Il prezzo è forse un po' altino, 25,92 per 232 pagine, anche se in effetti su Amazon lo trovate a 22,06, link in descrizione, e a ben vedere è comunque meno in proporzione di quanto costano certi cartonati Panini. Quindi, nel complesso, io ve lo consiglio, soprattutto se siete in bassa astinenza. E con questo, ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, iscrivetevi anche al mio gruppo Telegram, trovate sempre il link in descrizione e vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, se volete seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Perché tutti i suoi piani elaborati, i suoi schemi e le sue contromisure si rivelano inutili contro l'ambulanza. Come amo le ambulanze? Me le immagino come delle danze, nelle stanze. Oh, le ambulanze. Basta, ambulanza. Esci il tuo rumore dalla mia stanza, ambulanza.